E vabbè, allora vaffanculo, ogni volta c'è una mappa già fatta. Minchia, arrivava a 2600 all'ora lui però, QG postazione, insomma, ma che cazzo si chiama. Ho fatto una kill incredibile con quest'arma che non gli davi un centesimo. Molto bugolo, sceiva. Ragazzi, prima di iniziare il video volevo dirvi che semplicemente queste partite del DLC, il Road to Eclipse, come si chiamerà questa piccola serie, non è tanto per portarvi dei buoni risultati o dei risultati della Madonna, perché in primis io non ho mai giocato le mappe, vi faccio vedere. La prima volta che le esploro insieme a voi. La serie è fatta per farvi decretare se o non comprare il DLC, perché magari le mappe vi fanno cagare, non c'è armi, non c'è un cazzo, i zombie non lo fate e il DLC non lo comprate. Per questo è fatto il Road to Eclipse o cose varie, per farvi vedere come sono le mappe e decidere se comprarlo oppure no. Solo per questo. Adesso vi lascio al video, buona visione! Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua su Call of Duty Black Ops 3 e oggi, purtroppo, scusate, o per fortuna, dobbiamo fare una scelta brutta e difficile, ovvero attivare il livello del prestigio 4 o 3. Più che altro devo farlo per forza perché non ho più punti COD, ho sbloccato tutto alla cazzo. Siccome vorrei, ma non posso fidarmi di te, voglio rifare il prestigio, almeno mi sblocco solamente le cose che voglio, anche se in realtà io le vorrei tutte, però non posso a quanto pare. Certo, e quando uno sblocca l'HXD, la Guardian, l'Hellstorm, che c'è di base, e la torretta rinforzata e non le usa, poteva risparmiarsele, ma dettagli insomma. Come si fa? Oh, prestigio, ok, accede al prestigio 4, bam, ok, cosa posso sbloccare in maniera definitiva? Quindi direi a questo punto di andare sull'M8A7. A questo punto sblocchiamo definitivamente l'M8A7. Le serie di punti abbiamo, lo sapete già cosa abbiamo, è inutile che lo ripeta. Adesso andiamo a giocare. Ma oggi siamo ancora qua, oltre che per farvi vedere un po' di partite, per farvi vedere anche il DLC Eclipse. Quindi andiamo sul DLC, sperando che sia una mappa nuova. E vabbè, allora vaffanculo, ogni volta c'è una mappa già fatta. Porca troia, sempre la stessa? Dai! Per favore, ti prego, votare random, ragazzi. Non manca Verge e un'altra, non so nemmeno come si chiama ancora. Fate uscire quella, per Diana. Knockout, mannaggia al cazzo. Partita già iniziata? Sul Rift. Strano, strano. Mo' camperò qua, vedrai. Riga. No. E vabbè. Minchia, arrivava a 2600 all'ora lui però, The last death of the game. Non l'ho fatta io, per fortuna. Ma questa partita di merda è finita. QG non l'ho mai fatto e mai lo farò. QG è postazione, insomma, ma che cazzo si chiama. Attenzione, ragazzi, c'è Verge. Meno male. Meno male, una gioia. Cioè, ragazzi, queste partite sono rimaste a livello 1. Vi rendete conto? Però adesso c'è Verge. Quindi, finalmente, in teoria, anche questo è un remake di una mappa di Call of Duty 5 che è Banzai, che io non ho mai giocato perché non avevo i soldi per comprare il DLC. E a quell'epoca 14 euro per un DLC mi sembrava una chissà cosa. Ma voglio provarla, quindi votatela, grazie. No, 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 Rift, no, si deve uscire. Vabbè, mi pigli per il culo allora? Dai, su, Verge, Verge, fermi tutti. Se una modalità buona è ancora meglio, tipo un dominio. Perfetto, non so minimamente come funzioni, ma almeno è dominio. Per questa mappa, ragazzi, azzarderemo questa classe, il Razorback silenziato con caricatore aumentato. Andiamo alla scoperta di Verge, ragazzi, che appunto è un remake di Banzai. E chi avrà giocato a Black Ops, scusate, a Call of Duty 5 dirà: ma non c'entra una minchia con Banzai. L'ambientazione, effettivamente, non posso darvi torto, perché se dicessi che questa mappa nell'ambientazione c'entra qualcosa con Banzai, vi prenderei a tutti in giro. Ma ovviamente, sapendo come è fatta Banzai, non vi dico ciò. Allora, la mappa fondamentalmente è copiata da Banzai per come è setappata, ovvero per come sono le zone e tutto il resto. Con Banzai, ripeto, l'ambientazione non c'entra proprio niente. Ho fatto una kill incredibile con quest'arma che non gli davi un centesimo. Una kill, voi direte, oh mio Dio, ho fatto una kill. Vabbè, ma io mi fomento con poco, lo sapete, no? Abbiamo conquistato tutte le bandiere, vediamo un po' dove sono i nostri cari amichetti, nemichetti, perché non ci sono, al momento non li vediamo. Ne sta uno, è fermo, sorry, ragazzi, che foto, lascio lì? Che è brutto però se lo lasci, perché adesso almeno respawna una volta e basta, se no poi dopo, insomma, avete capito. In teoria adesso dovrebbero, perché quanto traballa? Cioè, passavo 70 anni da quando è stato fatto, quando è stato realizzato il gioco, e ancora c'è questo bug del traballio. Oh, poi 6 anni ci vuole per far andare via, cioè non ho... non ho davvero ancora parole, vabbè. Tiriamo un accecante laggiù. Ehi là, ti ho visto. Schifo merda. Non ci provare mai più. La luce è uno. La luce non è uno, scherzavo, è un paletto. Vabbè, Sbushi è riuscito a scambiare un paletto con un nemico.
I nemici sono due? Non lo so, perché non ne trovo manco mezzo io. Forse stanno facendo il giro di qua tutti insieme. Forse sono un team bello compatto. Mai vero niente. Ma però fatto sta che non ci sono nemici. Addirittura stanno conquistando a loro. Tente si è anche girato di spalle come dire: ammazzami te prego. Qua c'è un nemico che ci sta rubando l'appro e ce lo ruba. Attenzione, si prende gioco di noi rubandoci l'appro sotto gli occhi. I nemici ci sono, quindi spariamo il... No, non dovevo fare così, però forse uno lo killo. Ok, l'ho killato, mentre conquistava C tra l'altro, cioè proprio poraccio. Questo mi devo odiare come l'aglio. Oh, sì, tutti insieme. Non trovai nemmeno uno, erano in quattro. Vabbè, torniamo adesso di nuovo su A perché... E da là che stanno arrivando, scusa, non volevo ucciderti, ma mi sei saltato in collo, praticamente non sapevo che altro fare. Ok, però c'è un hater nell'aria, quindi con l'hater potrei fare qualche kill decente. Ad esempio no, no, perché lui c'ha il fucile a pompa. Tra l'altro lo dovrei sbloccare, ragazzi, appena ho un punto sblocco vi porterò un video, forse nel prossimo DLC, non lo so, dove porterò un'arma un po' particolare, ora sembra che vi porti chissà cosa, no. È semplicemente un fucile a pompa che ho avuto il piacere di provare. Lì sotto c'è uno spazio, proprio alla scoperta del DLC. Non so minimamente come funziona la mappa, quindi lo scopriremo veramente insieme. Comunque, dicevo, vi porterò quest'arma, che non è un'arma che non avete mai visto, ovviamente. È un'arma che tutti i giorni vedete, avete contro su Call of Duty. Ma semplicemente ho avuto il piacere di provarla solamente adesso. Non gli avevo mai dato un soldo bucato. Mentre adesso che l'ho provata, vi dico, sti cazzi, cioè è Gesù come arma. Spero. Io l'ho provata in un video, l'ho provata in offline, scusate. Se è veramente come l'ho provata in offline, farò qualche altre partite e poi appena la mastererò bene, tac, vi porto un video. Marker, quindi tu vieni one shottato, ecco. Ho fatto il livello 2, almeno forse già nella prossima partita potrò portarvi l'arma che volevo portarvi un secondo fa. Ok, una kill fatta, due kill fatte, attenzione, scappa via. Bravo Sbush, sono nell'acqua, mamma mia, e lo Sbush nuotatore. Ok, adesso andiamo su A. Tra l'altro ho l'armatura che non sto utilizzando. Scusami. Vabbè, te sei voluto morire? No, non è morto, incredibile. Tra l'altro ho buttato via l'armatura proprio male. Attenzione, no. Qui ho sbagliato io. Va bene, ci sta. Adesso torniamo di nuovo su A. Tra l'altro è brutto che stiamo conquistando le bandiere a raffica. Proprio, ma a raffica. E non c'è verso di non vincere la partita in 2 secondi e mezzo. Ma questa è bella diretta, no? Te sei morta? No, i miei 3 colpi glielo sparai direttamente nella gamba. I secondi, scusate, e poi sono 4 colpi. I secondi non te li sparai nella gamba, ma niente da fare. Ehi, qua sta arrivando uno ora. Sta arrivando uno, esattamente. Hit marker l'ho fatto, quindi vabbè, ho preso l'assist, sti cazzi. Però sinceramente, ora questo è spuntato un altro. Eccolo lì. No, ma non è lui l'altro che stava a spuntare, è lui, esattamente. Mamma mia. Lo sceva ghiaccio? Non è lo sceva ghiaccio, manco po' cazzo. Vabbè, torniamo su... tutti, attenzione. C'è la ombriccola, ragazzi, su C. Ora spunteranno da qua sicuro. No, sono laggiù. No, si è spuntato. Mannaggia te. Mi hai preso in testa lo scemi, one shot. Oh. Cioè, un nemico così a dritto. Bello sto spawn. Oh, bellissimo questo diamante. Perché la meta diamante, devi sapere, a me fa abbastanza cagare, ok? Però quando ce l'ho degli altri è figa. Sarà perché... Ma basta, l'ho colpito 4 volte. Fermati. Comunque dicevo, sarà che la mia diamante mi fa fatica a farla, quindi fondamentalmente è per quello che mi fa cagare. Però ad averla la userei su tutte le armi. No, a parte no, punterei la Dark Matter a quel punto. Giustamente, uno può avere la Dark Matter, tutti che fanno la usa. Bah. Comunque la partita del secondo round mi sembra un po' più competitiva. A parte il fatto che hanno fatto 20 punti in tutto il round. Ma quello è un dettaglio molto rilevante, Molto rilevante, però insomma, potevano anche farne un poco di più. Magari te mi hai rotto il cazzo lo sceva, Molto bugo. Certo che però potrebbero provare a conquistare. 1, 2, 3, 4. Tira la granata, non muori. Cioè, tieni, non è esploso la mia granata, ma è esploso dal raps. Il rappese. Nemici non ci sono più, ragazzi. Sta partita sto facendo positivo, rato 2, non so nemmeno come è possibile, ma porca vacca, non è divertente per niente. Ok. Questa partita finirà molto easy. Cioè non so se ho una squadra divina. Alla fine c'è uno sta 36-1. Quindi insomma, magari la squadra non fa proprio cagare. Però porca troia, un minimo di competitività. Cioè questi lì entrano, escono. Di che la gente muore 2 volte ed esce. Mi fa incazzare, lo sapete, sta gente a me in una maniera impressionabile. E vabbè. Ci pareva, ora non ha più lo sceva, c'ha l'arco lui. 1, 2, 3.
Guardate, 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 pronti. Pum! Un cazzo. L'ultima heal l'ho fatta io, l'ultima heal. L'ho fatta io, sì. Che non mi ha portato in rato 2, ma vabbè, il primo ha fatto solamente rato 21, vabbè, onesto. Comunque, ragazzi, non conosco minimamente la mappa, cioè io adesso l'ho vista, ok? Non me la ricordo più. Ehi! Quindi, nini, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale e passate dai miei social che sono qua sotto in descrizione. Ci vediamo appunto al prossimo video, per questo video è tutto. Ciao, nini!